Questo strumento di apprendimento fondamentalmente, la mappa mentale, è un ottimo strumento per riordinare le idee, per prendere appunti, quindi potrebbe essere anche qualcosa che potreste insegnare, esatto, suggerire anche ai vostri ragazzi. Questa è una tecnica molto utile per noi. Ce ne sono, diciamo, ci sono dei testi che spiegano un po' come fare, quindi come produrre mappe mentali. Quindi dalla parte, cioè dall'inizio, quindi come selezionare le informazioni da mettere poi in mappa mentale, a come nello specifico, nel concreto, crearle, come riempirle anche di qualcosa che qui non c'è, quindi disegni, eccetera, eccetera, in modo da andare a lavorare anche sulla memoria associativa e poi come memorizzarle. Io devo dire che è uno strumento che utilizzo personalmente non tanto per memorizzare quanto per riordinare le idee. Però so che molti lo fanno anche con buon profitto, lo utilizzano come uno strumento di memorizzazione. Io personalmente ne utilizzo altri, mi piace più lavorare con i loci ciceroniani, non so se avete presente Cicerone, che insomma grande oratore che ricordava tutto a memoria, quindi non aveva mai una scaletta scritta. Quello che faceva sostanzialmente era collocare, poi attraverso la memoria associativa, quindi collocare le informazioni, o meglio i punti della sua scaletta all'interno della sua città. Lui era un conoscitore di Roma, insomma, leggendario, no? Tanto che è rimasto anche il detto, no? Famiglia Cicerone. Quindi lui conosceva molto molto bene i quartieri dove di solito andava per lavoro, oppure dove viveva. Quindi lui sostanzialmente disponeva lungo un percorso che immaginava di fare magari tutte le mattine per andare da casa al lavoro, tutte le informazioni. Io ovviamente non lo faccio per Roma, lo faccio per la mia città, o lo faccio all'interno di casa mia, o all'interno anche di una singola stanza. Quindi se voglio ricordare qualcosa che mi serve, ad esempio per un esame, ma anche per il mio lavoro, immagino proprio la mia casa e immagino di entrare nella mia casa e di iniziare a percorrere tutto quanto lo spazio che conosco benissimo. Di solito io mi sono messo come regola in senso orario, quindi da sinistra a destra, entrando nelle varie stanze, e ogni volta nelle stanze io mi preparo prima qualcosa da mettere dentro, ovviamente sfruttando la memoria associativa.